Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia, esattamente al confine con Singapore. Sono all'interno dell'area di Dogana e ho deciso di fare questo clip perché quest'area qui di Dogana è veramente singolare, è enorme, come fosse un aeroporto internazionale, forse anche di più. Noi in Italia non siamo abituati a vedere questo genere di aree doganali, nessuno in Europa, anche perché c'è l'area Schengen, e tuttavia nemmeno viaggiando in giro in tanti paesi del mondo non capita mai di andare a finire in un'area di dogana, poi parliamo di una dogana terrestre, non aeroportuale, grande e immensa come questa. Sono dentro negozi, shopping, padiglioni, zone protette, filo spinato, è una cosa veramente imponente. Siamo esattamente nella zona al di qua del confine, ovvero in Malesia. Noi sappiamo benissimo che la zona al di là è una zona opulenta, perché Singapore è una città che vive nel lusso, non ha problemi economici. La mia visitina fatta a Singapore ha dimostrato veramente un aspetto positivo, ovvero uno stato governato col pugno di ferro, con decisione, con il rispetto delle leggi, può elevarsi ad un livello generale di vita dignitosa, molto alta, e questo Singapore lo sta dimostrando, nonostante sia una città-stato nella quale vi è una forma di dittatura. Nessuno si lamenta, perché questa forma di dittatura, ovvero usare il pugno di ferro, ha fatto sì che Singapore si elevi tra le nazioni benestanti, in cui vi è uno sfarzo, un lusso veramente incredibile anche per chi è abituato all'Europa. Ecco, questa è una zona dove sono io, doganale malese, e secondo me è stata una zona fatta un po' per ripicca. Hanno voluto fare una cosa enorme, megalomana, e girando anche in questa zona qui di confine malese tutto è sproporzionato, grosso, enorme, quasi per andare a fare concorrenza a Singapore, che poi concorrenza non ne fanno, perché a livello di immagine qui abbiamo delle costruzioni enormi, però sono vuote, e tutto sommato la Malesia non la possiamo mai paragonare a Singapore, uno stato dove la gente lì con le mani impastate ancora nella merda. Non abbiamo un livello di, non dico di lusso, ma un livello di civiltà come quello che esiste dall'altra parte. La Malesia è un paese dove appena dove ti muovi abbiamo le fognature scoperte, la gente che mangia per strada, mangiano cibi, essenzialmente il loro cibo è formato da ingredienti di bassissima qualità. Tutto quello che esiste al mondo che ha un costo veramente bassissimo e che è edibile, loro lo preparano, lo mangiano, lo condiscono col piccante, con delle salsine per dare un sapore. La loro cucina è fatta essenzialmente delle cose più povere che esistono al mondo, le patatine fritte, 100.000 tipi di patatine fritte. Quando mai le patatine fritte si usano? Io non intendo le patatine fatte di patate, le chips. Quando mai si usano in cucina? I negozi sono pieni di patatine fritte, lische di pesce, gli scarti, tutti impasti resi in qualche modo appetitosi, risi, risottini, conditi con nulla, con tutte sostanze che danno in un certo senso il sapore. Qui è tutta gente che in continuazione sta a mangiare queste schifezze. Dovunque vai ti trovi gente lì che con la chips in bocca, le cose, sempre dietro a mangiare. Ecco, sono nell'area di Dogana, ovviamente una cosa spropositata, e vi mostro qualche maglia giusto così di volata. Ecco, come dicevo, questi mangiano in continuazione, un po' la loro caratteristica, la loro specialità. Da qui si entra nella zona protected, la zona protetta, la zona nella quale
è meglio, non so nemmeno se si potrà filmare, dentro di là sicuramente è interdetto il filmare videoclip, allora noi ci spostiamo da qua, questa zona, e qui è la zona, ecco, dentro questi padiglioni di cristallo ci sono dentro negozi, centri commerciali, abbiamo autobus qui sotto che partono in ogni direzione, la struttura è multilivello, su più piani, è veramente un labirinto, si rischia qua di perdersi, non è facile orientarsi, ci ho messo un po' anch'io a capire arrivando qua, perché poi le indicazioni non ce ne sono, sono pochissime, la gente qui viaggia in automatico seguendo la fila, e poi tanti sono pendolari, fanno la solita routine tutti i giorni, non hanno bisogno di indicazioni, quelli in automatico, intanto che dormono, si alzano di mattina e dormendo fanno sempre il solito percorso e si svegliano giunti a Singapore, giunti al lavoro dall'altra parte. Ecco, qua abbiamo, come potete vedere, negozi un po' di tutto, dalla telefonia, tanto oggettistiche, cambio valuta, ecco, qui è un po' cosa troviamo qua al confine. Ecco, il videoclip finisce qua, qui abbiamo un po' di cose da vedere, non è comunque mia intenzione fare un report di questo luogo, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.